tanto e chi niente che a volte non sa. Gente magnifica, gente di questa città. Gente che aiuta la gente, se non cerca niente non parla e lo fa. Gente magnifica, gente di questa città. Gente che ama la gente, sicura che niente insieme ci fermerà. Buonasera cittadini mazzaresi. Buonasera elettori del nostro candidato a sindaco Torrenta. Buonasera anche ai non elettori della prima fase. So che siete tanti, la nostra sede centrale di Corso Umberto era piccola durante la campagna elettorale, lo è diventata di più in questa fase delicata del ballottaggio. Ma lì fuori ci stanno tanti non elettori della prima fase che hanno sposato in pieno il valore, lo spessore umano del nostro candidato a sindaco Vito Torrente. Abbiamo detto no all'apparentamento, abbiamo dato un segnale fortissimo a questa città, abbiamo detto che siamo stati una squadra compatta e che continuiamo ad essere uno squadrone compatto. Ed ecco l'orgoglio che stasera desidero presentare anche gli altri designati assessori, gente del sociale, gente che occupa posti di prestigio in questa società mazzarese. E non abbiamo fatto riferimento come altri ai candidati delle altre liste, abbiamo voluto fare capire a questa città che esiste un solo progetto civico alternativo all'altra candidatura a sindaco. Abbiamo fatto capire soprattutto una cosa importante, che vogliamo vincere e che ci stanno tutti i mezzi per farlo, perché Vito Torrente è una persona per bene e che lo solo mettano bene in testa tutti. Non è facile prendere certe decisioni, non è facile andare incontro a tante pressioni, ma una cosa è certa, la città aveva bisogno di questo segnale, non dei metodi antichi quali per esempio quella di designare come altri assessori chi è arrivato primo in ogni lista. Noi abbiamo preferito un altro stile ed ecco perché ci giochiamo le nostre carte. Ve li presento subito: l'architetto Mario Tumbiolo, il dottore Matteo Giardina, il giovane, giovanissimo e vive i giovani. Li abbiamo attenzionati fin dal primo giorno della nostra campagna elettorale, Ivano Asaro. E chiaramente ritorniamo a quelli ai quali abbiamo concesso fiducia fin dal primo giorno. Anna Certa, Giusy Bocina ed un'altra giovane, giovanissima, Giulia Ferro. A te, caro sindaco, il microfono. Ti auguro tutto il bene di questo mondo. A Mazzara esistono tante caratteristiche e ingredienti caratteriali, ma ho notato che esiste soprattutto una cosa che non accetterò mai nella mia vita: l'invidia. Andiamo avanti a testa alta perché la città ci premierà. Grazie Franco, grazie a tutti voi, grazie che siete qui. Grazie ai giornalisti che sono venuti in modo... Vedo che ci sono due giornalisti, altri magari non hanno accettato l'invito. Noi abbiamo cercato, perché in questa campagna elettorale non abbiamo fatto altro che mandare un grandissimo messaggio di democrazia, un grandissimo messaggio di comunicazione. Noi vogliamo comunicare con la città e vogliamo mandare la nostra idea, che secondo me la cosa più importante è l'idea che vogliamo dare alla città. Mi aspettavo che venissero molto più giornalisti, però siete venuti voi due da soli e io non posso fare altro che ringraziarvi. Oggi voglio in modo particolare, voglio passare la parola prima agli assessori che fanno un ringraziamento a tutti voi e alla città.
iniziando dalla nostra cara assessore Bocina. Buonasera a tutti. Problema di microfono. Allora, buonasera a tutti, sono molto contenta della scelta che il candidato sindaco ha fatto e sono molto contenta di fare parte di questa squadra. Sono felice perché quando mi sono presentata la prima volta ho parlato di un concetto molto importante, che è quello della libertà. E mi sa che queste scelte che sono state fatte all'indomani del primo scrutinio confermano che quello che Torrente ha scritto nei suoi manifesti sin dall'inizio, cioè forte perché libero, lo ha dimostrato. Abbiamo dimostrato che se vogliamo ce la possiamo fare, ma abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. E abbiamo dimostrato che si avvicina a questa figura qualunque persona appartenente a qualunque ceto sociale e noi siamo aperti a tutti. Il nostro progetto è un progetto che prevede assolute concretezze e lo stiamo dimostrando. Noi abbiamo detto sin dall'inizio che non stiamo promettendo posti di lavoro e non ne prometteremo fino alla fine. Perché il promettere oggi posti di lavoro significa non essere concreti e noi non vogliamo esserlo, perché il nostro grido è quello che vogliamo assolutamente essere a servizio della città, non distinguendo i cittadini in relazione al loro ceto sociale, ma guardando i cittadini in relazione esclusivamente alle loro esigenze. Quindi io invito tutti i cittadini mazzaresi a guardare ognuno di noi quello che potrà rappresentare se noi eletti per la città di Mazara del Vallo. Siamo un gruppo di persone che credono assolutamente in questo progetto e in quello che può dare a questa città e alle grandi aspettative che può dare a questa città. Quindi assoluta libertà e concretezza. Grazie. Ci tenevo a dire, noi con questa squadra assessoriale vogliamo mandare un piccolo messaggio alla città. Diciamo, abbiamo parlato di rinnovamento culturale. Quando parliamo di rinnovamento culturale dobbiamo cambiare insieme, la città insieme all'amministrazione. Dicevo poco fa ad un giornalista, purtroppo non è facile comprendere il rinnovamento culturale di una città. Sarà difficile per tutti noi cercare di rinnovarci, rinnovare la politica, che innovarci, cercare nuove figure. Anch'io da sindaco sono alla ricerca di figure che possono dare un ottimo contributo alla città, perché non è il sindaco da solo che può cambiare le cose in una città, c'è bisogno di tanta gente attorno. Noi abbiamo trovato delle belle figure professionali e ora vi presento Mario Tumbiolo, architetto esperto in storia della nostra città. Da lui possiamo imparare veramente bene la storia della nostra città. Buonasera a tutti, intanto mi è d'obbligo e doveroso ringraziare Vito Torrente per avermi messo all'interno di questa squadra. Devo anche ringraziare il gruppo di lavoro che lo supporta, che mi ha designato, che mi ha indicato, designato il neo sindaco, indicato il gruppo di lavoro. Detto questo, ho accettato con piacere l'invito fatto, anche sulla scorta di un impianto assessoriale molto giovane, molto capace, quindi questa è già una voglia nuova nel senso che, lo sappiamo per esperienze passate, solitamente le squadre di chi vanno a gestire le amministrazioni locali non sempre sono realizzate, diciamo, sulla scorta di intendimenti. Nel caso particolare vi è un intendimento del bene comune e quindi l'azione che si andrà a fare, abbiamo discusso già con il candidato sindaco, è quello di rieducarci, non rieducare nessuna presunzione del genere, ma rieducarci alla nostra città. Mazara è una vecchia signora colta, bella,
che purtroppo è stata svilita. E abbiamo perso il rapporto con l'identità di essa, con le sue bellezze, con la sua cultura. Mazara era una città colta e Mazara è una città piena di monumenti, di prestigio, monumenti che hanno un linguaggio universale, quindi non la grettezza di un'autogestione delle cose. Mazara può essere promossa per i suoi contenuti, per il suo spessore e per tutto ciò che si sintetizza e cristallizza all'interno di essa, ma che proviene dal suo territorio, un territorio di tutta eccellenza. Considerata l'aspetto della Maremma Mazarese, è una peculiarità sua, considerate la zona dei lacustre, la zona dei torrenti, quindi tutte sfaccettature sotto l'aspetto geofisico che questo piccolo lembo di terra ha e che vengono sistematicamente azzerate, non proposte, non sviluppate, ma lo sviluppo non è solo inteso nella evidenziazione del bene, ma nella condivisione del bene. Che significa? Significa che in ambito amministrativo si lavorerà affinché possano nascere delle situazioni o dei presupposti per attivare lavoro legato a quelle che sono le potenzialità di un territorio, quindi legato alla cultura, legato al turismo e legato alle vaste aree archeologiche di cui Mazara gode, ma sistematicamente viene totalmente azzerata, non viene promossa e così via. Ecco, lascio la parola, non vado oltre. Con l'architetto Mario Tumbiolo noi non vogliamo fare altro che puntare sulla risorsa del nostro territorio, che è la cosa più importante. Ora passo la parola alla nostra giovane assessore Ferro. Buonasera. Innanzitutto sono orgogliosa di questa, della scelta di questi tre assessori. La nostra squadra assessoriale si contraddistingue perché comunque riesce a conciliare esperienza e innovazione. È vero che noi giovani abbiamo l'entusiasmo, abbiamo la passione per, quella, per la cosa pubblica, però è pur vero che dobbiamo essere supportati anche dall'esperienza, quindi insomma credo che questa squadra sia assessoriale sia vincente. Quando incontrai Vito Torrente, lui mi disse: Giulia, io vorrei che i giovani di questa città non siano solo il futuro, ma siano soprattutto il presente. E lui lo ha dimostrato nella composizione delle liste, lo ha dimostrato nella scelta di una giovane donna, madre, laureata, che si approccia per la prima volta alla politica. Lo ha dimostrato con forza, volendo il nostro giovane Ivano. Signori miei, io vorrei dire una cosa: noi stiamo mettendo al servizio di questa città, al servizio di questa campagna elettorale, le nostre competenze, il nostro impegno, la nostra passione e l'entusiasmo. Però vorrei dar voce a una frase che mi è rimasta scolpita nella mente. Quando Borsellino diceva che la rivoluzione si fa nelle piazze e la rivoluzione la fa il popolo, però coloro i quali possono essere artefici di un cambiamento, in questo caso di un cambiamento culturale, può essere soltanto un uomo e una donna in una cabina elettorale con una matita. Ecco, noi se vogliamo con forza, con entusiasmo, riprenderci una città che è stata martoriata, una città che ha tolto a noi giovani le prospettive, cioè tutte le prospettive di crescere, di formarsi. E quando un giovane gli si toglie la prospettiva e gli si toglie la progettualità, noi non abbiamo più entusiasmo, ci manca anche questo, perché non possiamo progettare, non possiamo fare progetti a lungo termine. Quindi io quello che chiedo è che noi dobbiamo votare Vito Torrente, dobbiamo essere consapevoli, perché noi abbiamo un potere grandissimo, noi abbiamo lo strumento che i padri costituenti ci hanno dato ed è il dovere civico del voto, quindi cerchiamo di usarlo con consapevolezza. Grazie. Come abbiamo detto in campagna elettorale, noi abbiamo parlato dell'ospedale che non c'è più. Siccome noi ci impegneremo affinché nel 2015 possa rinascere quell'ospedale che è stato ormai non riclassificato, perché qualcuno diceva che il nostro ospedale sarà uno dei migliori ospedali della provincia, però ce l'hanno declassato. Ma noi con la nostra politica sicuramente che metteremo in campo cercheremo di attenzionare il più possibile affinché
abbiamo anche noi l'ospedale che merita nella città di Maserano del Vallo, e vi presento il dottore Giardina. Grazie a tutti presenti, ringrazio Vito per avermi dato veramente questa possibilità di far parte della sua squadra. Non amo la politica, non faccio politica, dico che io sono un professionista prestato alla politica in un momento così difficile per Mazara del Vallo. Ho accettato per impegnarmi a risolvere il problema dell'ospedale. Proprio l'altro ieri ho parlato con un signore di Catania che è un tecnico importantissimo che sta seguendo i lavori. Personalmente mi ha assicurato che a fine 2015 consegneranno l'ospedale. Già in questi giorni vedrete un bel movimento di camion lì verso l'ospedale, perché finalmente sono riuscito a individuare il sito dove smaltire tutto questo materiale che è lì accumulato, che fa parte come rifiuti speciali. Quindi sicuramente ci dovremo impegnare per portare a Mazara di nuovo l'ospedale. Immaginatevi che 20 anni fa era il punto di riferimento di tutta la provincia di Trapani. Venivano a ricoverarsi persone di tutta la provincia di Trapani. Pian pianino l'hanno portato allo sfacello e ultimamente ce lo siamo fatti rubare di mano, nonostante avevamo un assessore alla sanità che ha avuto tutto l'interesse per altre cose tranne che salvare l'ospedale della sua città. Ripeto, non ho fatto politica, la farò in questa occasione con questo impegno. Dobbiamo riuscire assolutamente a portare l'ospedale a Mazara e di farlo crescere quanto più possibile. Amo dire poche parole e molti fatti, è quello che faccio nel mio mestiere tutti i giorni, prendere delle decisioni e concludere. Parlare non va per me, quindi se vi dico queste quattro cose sono sicuro di quello che sto dicendo e farò di tutto, collaborando naturalmente con tutto il gruppo e con Vito in testa. Faccio gli auguri e un in bocca al lupo all'amico Vito. Se mi sono schierato con lui vuol dire che ci credo. Sono convintissimo che è una persona seria, una persona che è partita da zero e che è arrivato dove è arrivato. Io ammiro queste persone perché è la stessa cosa ho fatto io. Al di là di certe persone che dicono che sanno parlare bene l'italiano, che sanno parlare tre lingue e tante altre cose, noi ce ne stiamo fregando di tutto questo. Noi qua vogliamo i fatti, e i fatti verranno fuori. Io parlo solo l'inglese, l'italiano no. Io ringrazio il dottore Giardina per la sua disponibilità, perché ricorda il dottore Giardina, ci sono andato un giorno solo e ho detto: te la senti di sposare questo progetto? Mi ha detto subito sì, l'ho chiamato dopo un mese e oggi è nella nostra squadra. Io ti ringrazio per questo. Poi una cosa che volevo dire agli assessori: noi dobbiamo fare gli amministratori, la politica la faremo fare al consiglio comunale, ai consiglieri comunali. Loro faranno la politica, noi amministreremo la città di Maserà del Vallo. Ora voglio passare la parola alla nostra, che ormai ci accompagna da 2 mesi in questo tour elettorale, che ci ha impegnato non poco, diciamo, ci ha impegnato, ci siamo divertiti, ma abbiamo preso anche bocconi amari. L'assessore Certo. Grazie Vito, volevo ringraziarti particolarmente perché mi sono sentita in questa esperienza molto gratificata. Io è da un po' di tempo che faccio, non parecchio, ma da un po' di tempo che faccio politica, come molti sanno, e diciamo che in diverse volte sono rimasta delusa. Ho sempre lottato perché mi hanno insegnato che per raggiungere un obiettivo, se tu ci credi veramente, devi starci dentro e devi lottare affinché quelle persone che sono vicine a te possano veramente fare le cose giuste in cui tu credi, in cui tanta gente come te credono. E io ti voglio ringraziare
perché veramente mi ha dato grande fiducia e mi ha dato questa possibilità di mettermi a disposizione, di dare tutta me stessa e di, come hai detto anche tu, sacrificarmi, perché ne abbiamo veramente, anche io personalmente, ne ho inghiottiti parecchi bocconi amari che mi hanno fatto anche soffrire. E ho avuto anche i miei sfoghi, ma è stato bellissimo, ci credo, è un progetto vero, è un progetto trasparente, è un progetto di gente che vuole governare questa città per un senso puro e limpido di servizio alla città. Non è gente che fa inciuci, come ha detto prima il sindaco Vito Torrente. Infatti non abbiamo fatto apparentamento, non abbiamo preso assessori dalle liste, abbiamo preso tutti i tecnici, persone esperte, persone di cultura. Qualcuno ha detto: veramente avete fatto un bel lavoro, un lavoro con sincerità, con onestà, un lavoro dove non avete offeso nessuno, non avete ingiuriato nessuno, vi siete prese le ingiurie e ve le siete tenute, perché noi veramente crediamo di essere forti e liberi. Forti perché liberi? Noi siamo... Qualcuno mi ha detto: la vostra squadra assessoriale è una squadra con le mani pulite. Non so chi può vantare una squadra assessoriale con tali mani pulite. È una gioia sentirsi dire questo dalla gente, dopo tante ingiustizie e tante ingiurie che sono state sparse per tutta la città. Però vedete, è facile attaccare la gente onesta, la gente libera. Non è facile attaccare i disonesti, quello è difficile. Ma noi non abbiamo paura. Vedete, io questa sera, in questa campagna elettorale, non ho mai nominato mio padre. Non c'è nessuno di più caro che un padre, che non c'è più da 27 anni. Sono stata pure insultata proprio il giorno dell'anniversario della morte di mio padre, e questa cosa mi ha fatto soffrire tanto. Gli assessori Giulia, Giusi e Vito mi sono state molto vicino. Queste sono le cattiverie più subdole che la gente possa mettere in campo. Mio padre era una persona di sinistra e mi ha educato a certi valori, i valori che sono alla base di tutta la nostra vita, principalmente la famiglia, e io ho mirato, invito, attaccamento alla famiglia. Ci sono persone che vogliono governare questa città e non sono attaccate alla famiglia, se ne infischiano della famiglia, io ho il coraggio di dirlo. Ci sono persone che non guardano se toccano la sensibilità, se toccano gli affetti di una famiglia, purché arrivino al proprio scopo. Minacce, insulti, non ci scaffiscono per niente. Perché noi siamo liberi, non abbiamo scheletri nell'armadio, non abbiamo nessuno alle nostre spalle che ci possa tirare la giacca. Ce la tireremo tra di noi quando andremo al comune e lavoreremo con questa sensibilità, con questa chiarezza di intenti, con questa limpidità e con questa onestà. Grazie. Grazie assessore Cetta. In realtà io in questa giunta, insieme a tutti i nostri amici, a tutti i candidati, perché la scelta degli assessori non l'ho fatta da solo, l'ho fatta con tutti gli amici, con tutti i consiglieri comunali, con una buona parte dei cittadini mazzaresi. Siamo andati alla ricerca dell'umiltà, che è la parte più importante che a me interessa. Io sono una persona umile, perciò non ho fatto altro che cercare persone umili che hanno una grandissima personalità. Questo è quello che cercavo in questa giunta, e sono riuscita a trovarla. Poi ho fatto nel mio programma, o nel nostro programma, un appello ai giovani, e oggi siamo qui con un giovane che fa parte della nostra squadra. Io sono orgoglioso che lui abbia accettato, il nostro caro Ivano. Buonasera a tutti, ai presenti dentro e fuori, che mi dicono essere tanti.
io non posso che esordire con un ringraziamento al futuro sindaco di questa città, Vito Torrente, un ringraziamento alla squadra che mi ha premiato e mi ha valorizzato, perché non mi vergogno a dirlo, io fino a poco tempo fa non conoscevo neanche Vito Torrente, e anzi vi racconto un aneddoto. L'aneddoto è che io ho fatto il pittore per Vito Torrente praticamente. Però l'aneddoto più importante è un altro. Io, come sapete, magari molti di voi non lo sanno, per carità, ho un blog e nel passato non ho mai lesinato critiche a Vito Torrente, e non mi vergogno a dire che io sono fiero di aver criticato quando lo ritenevo giusto Vito Torrente e le altre persone. Quindi quando mi è arrivata la telefonata dicendomi tu vuoi essere assessore di questa giunta, ho detto ma siete sicuri? Anzi no, non ho detto siete sicuri, ma siete pazzi? Io ho detto, cioè vedete che io sono un rompiscatole di una cosa, di una maniera incredibile, cioè di proporzioni colossali, se a me una cosa non piace la dico, e ho litigato con il 50% dei mazzaresi per questo motivo. Loro mi hanno detto, dice, a noi non interessa questo, a noi interessa che tu sia tu. Sia tu quello che veramente ha combattuto contro la distilleria Bertolino, perché io sono uno di quelli che lo posso dire, che quando c'era la possibilità che in questa città si venissero a sversare i fanghi della distilleria Bertolino di Partinico, io sono andato fino a Partinico a prendere le immagini, e se quelle 5.000 persone erano in piazza non erano per qualcuno che ha fatto partire in ritardo le raccomandate. Io sono quello che ha raccolto le firme insieme a molti altri ragazzi per far abbassare il prezzo dell'autobus per andare a Palermo, perché da universitario capisco quanto sia gravoso spendere parecchi euro per un solo biglietto. Io sono una persona che si è impegnata per questa città, non mi vergogno a dire che sono una persona di centrosinistra, lo sarò sempre e sempre me ne vanterò, perché per me essere social... Sei l'unico, non sei l'unico. Per me essere socialdemocratico, essere indipendente è un valore fondamentale, e la mia vita non potrebbe essere diversa. Mi hanno chiesto di metterci il mio e non metterci nient'altro. Con orgoglio posso dire che è l'unica offerta che mi è arrivata, ed è stata un'offerta totalmente libera, quindi io se adesso mi trovo qua non lo faccio perché mi è stato promesso qualche cosa, mi è stato promesso... No, no, per un piatto di lenticchie forse avrei accettato, perché sono parecchio buone, quindi forse avrei accettato. Io sono una persona che mi ritengo libera e sono contento che Vito Torrente abbia voluto premiare questa mia libertà. Spero di essere proficuo al progetto, spero di essere funzionale a questa città, che ringrazio, e mi scuserete se comincio già da questa sera a essere rompiscatole. La mia nomina non è una mia nomina, la mia designazione insieme a quella di altri ragazzi, perché le persone magari più in là degli anni hanno già delle coppe in sé. La mia nomina insieme a quella di altri ragazzi, di altri professionisti, toglie gli alibi, perché gli alibi sono una cosa brutta, tendono a togliere le responsabilità, e io credo che almeno sulla mia persona e delle persone che conosco direttamente non può essere detto nulla, e se qualcosa può essere detto chiedo un confronto su questo. Quindi alibi non ce ne sono, adesso la città ha il dovere di votare, fare il cambiamento con la matita di Paolo Borsellino e non lamentarsi, essere quello che si è e non vergognarsi. Grazie. Grazie Emanuele. Voglio spendere ora due parole e poi magari ci fate qualche domanda se lo ritenete opportuno. Vedete, siamo ad una settimana delle elezioni per scegliere il sindaco. Fino a ieri c'era un problema che noi abbiamo subito rifiutato, è quello di non fare compromessi con nessuno. Perché dico compromessi? Perché noi dal primo giorno abbiamo rispettato questo progetto, che io sono uno che è da 24 anni che fa politica e ho in questa campagna elettorale criticato i partiti politici e la politica in genere, che poco si è interessata del nostro territorio. Allora in questi giorni sono venuti quasi tutti a cercare di fare qualche piccolo compromesso, per cercare di fare qualche apparentamento, per mettere qualcuno sdraiato in una spiaggia che non c'è, tranquillamente e serenamente. Questo non è stato fatto perché io credo in questo progetto e sono certo
della città di Mazara del Vallo, per questo e anche per il progetto che stiamo mettendo in campo, ci premierà a me, agli assessori, ai consiglieri comunali e a tutto il gruppo che ci ha sostenuto. Perciò diciamo che io ho 6 assessori che pesano, io con loro ci sto bene perché con loro mi confronterò. Io sono l'uomo della comunicazione, vedete, sono leggermente amareggiato per questo scorcio di campagna elettorale, che devo dire che i veleni che ci sono stati, che la cosa più importante che hanno toccato la mia famiglia e non hanno fatto altro che rafforzarmi, perché il momento che si tocca la famiglia è la cosa più brutta che ci possa essere. Mi aspettavo una campagna elettorale più sui contenuti, una campagna elettorale magari a criticare Torrente perché aveva delle incapacità amministrative, ma così non è, perché io lo sapevo, scusate, che io non ho incapacità amministrative. Questa è una brochure che nessuno mi ha denunziato. In realtà in questa brochure c'è che il fotografo ha sbagliato e ha messo una strada in più che è la via Kennedy, che io mi sono scusato perché il mio fotografo gliel'ha inserita, ma tutte le altre opere che sono in quella brochure l'ha realizzato l'allora assessore Torrente insieme alle due amministrazioni, Vella e Magatino, e nessuno può dire altro, iniziando dalla sopraelevata a finire al depuratore, e nessuno può dire no. E a me, quelli che in questo momento si vogliono accaparrare lavoro che hanno fatto altre amministrazioni, sono qui a difendere l'operato di quelle due amministrazioni. Perciò mi dispiace quando si raccontano le bugie sui veleni, che la cosa che ha amareggiato me, ha amareggiato i miei assessori, ha amareggiato tutto il nostro gruppo e anche i consiglieri comunali, perché sono venuti a cercare di comprarseli a pacchetti i voti di Torrente. Io con le mie liste ho preso 9.500 voti. E che cosa è successo in questa confusione dei 7 sindaci, che io rispetto tutti e 7, però non rispetto il comportamento, perché una cosa dovete sapere, cittadini, tutto quello che hanno denunziato nel modo di operare a Vito Torrente non hanno fatto altro che farlo loro, perché Vito Torrente ha fatto, te lo dico, una campagna elettorale nel segno della pulizia. Io non ho promesso a nessuno posti di lavoro, io negli anni i posti di lavoro li ho dati, ma li ho dati da imprenditore. Chi ha promesso posti di lavoro? Non sono io, andateci alla ricerca, perché uno non può utilizzare la cosa pubblica per impegnare in una campagna elettorale posti di lavoro, non lo permettiamo, questo non è essere corretti, e chiamare tutti gli impiegati pubblici ad uno per cercare, per vedere per chi votare. Ed c'è stato, diciamo, una grandissima malizia. Io dico alla città, attenti cittadini, viviamo un momento veramente particolare che io ho vissuto in questa campagna elettorale. Noi abbiamo lasciato il fascismo nel 45, è iniziata la democrazia, ma oggi mi ritrovo di nuovo nella città di Mazara del Vallo con il fascismo e le camicie nere. E quando vi dico le camicie nere, che mi toccano personalmente nei bar e in tutti i luoghi pubblici ad accanirsi contro l'uomo, perché se parlano di Vito Torrente come politico, come amministratore, nessuno ne può parlare, perché sono stato sempre corretto e capace amministrativamente e ho sfruttato la politica, perché so sfruttare la politica e la voglio sfruttare per la città di Mazara del Vallo. Ma le camicie nere in questi giorni non hanno fatto altro
che buttare fango a me, ma cercare di analizzare i cittadini mazzeresi, e hanno individuato a pacchetti per chi dovevano votare e per chi non dovevano votare. Noi oggi non dobbiamo fare altro che liberarci da questa cappa che c'è nella nostra città. Oggi nella nostra città non parte niente, non parte lo sviluppo. Svegliatevi, non dico ai miei amici, perché i miei amici già lo sanno, gli assessori l'hanno condiviso, io parlo con la città, io parlo con la nostra marineria che in questo momento è sorda. Dicono: Torrente è un artigiano, non può mai cercare di sviluppare la marineria. Io quando parlo di marineria, io sono un imprenditore e so perfettamente come rilanciarla, non da solo, ma con gli operatori del settore, perché non è un sindaco che può rilanciare l'economia di una città, ma è l'impresa che rilancia l'economia di una città. Noi non dobbiamo fare altro che cercare gli operatori del settore che ci devono dare l'idea, ma noi non dobbiamo fare altro che mettere la forza politica che non è stata mai utilizzata. Anzi, vi dico che i cittadini mazzeresi sono stati mortificati, ma non da oggi. Negli anni nessuno si è interessato della città di Mazara del Vallo. Hai detto bene tu, hanno chiuso l'ospedale di Mazara del Vallo. Io da imprenditore sapevo perfettamente che se ne poteva fare a meno. Non l'avremmo chiuso con Vito Torrente sindaco, non l'avremmo chiuso, dovevano fare i lavori con noi all'interno dell'ospedale, come fanno in tutti gli altri ospedali della provincia. Siccome c'è un bellissimo disegno per la città di Mazara, denigrare tutto, fare chiudere tutto. Ora, qual è l'impegno dell'amministrazione che ci lascia, che vuole riaprire l'ospedale? Addirittura, ho detto, il finanziamento l'ho portato io, no? Il finanziamento l'ha portato l'assessore, che noi tutti conosciamo, che è un mazzarese come noi, ha portato e si è battuto per 33 milioni di euro a Mazara del Vallo. Lui non c'entra niente, come non c'entra con la sopraelevata, perché mi ha detto che ha portato 250 milioni di euro a Mazara. Gli devo dire ancora che è un grandissimo bugiardo, e lo devono dire tutti i cittadini mazzaresi. Signori miei, la crisi più importante che c'è in questa città, o per meglio dire il settore più importante che è la pesca, dove qualcuno ha fatto le sue fortune politiche, io dico ai pescatori: aprite gli occhi, aprite gli occhi, lasciatelo stare, perché giustamente vi dico che la crisi della pesca non è dipesa da lui, ma lui, diciamo, che non doveva fare altro che sostenere la marineria politicamente, sostenere la marineria da sindaco, cercare le idee in quel settore come svilupparlo. L'unico problema che c'è alla nostra marineria è il nostro gasolio. Noi l'abbiamo l'idea, perché io posso mettere in campo l'idea e la forza politica, e da domani sono più forte di oggi e mi sento più determinato di oggi, che mi voglio impegnare insieme a tutto il gruppo e a tutto l'entourage e tutti gli amici che fanno parte della pesca. Anche il distretto della pesca deve essere importante nella nostra città, e noi lo dobbiamo coinvolgere. Non possiamo vedere la Curia che è litigata col sindaco, la Capitaneria di Porto che è litigata col sindaco, l'ente sanità che è litigata col sindaco, gli artigiani che sono litigati col sindaco, i commercianti che sono bottegai. Signori miei, svegliatevi, mazzaresi. Io dico a tutti: utilizzatemi come strumento per mandare a casa questi, o come strumento, o perché da domani possiamo mettere in campo le capacità che abbiamo. Nessuno parla in città e dice: Torrente è stato un brutto amministratore. Sono stato il miglior amministratore degli ultimi 20 anni, e questa è la cosa che mi rammarica. E invece criticano me come subito, come imprenditore particolare. E c'è una testimonianza di tutti i miei impiegati, no, perché sono collaboratori miei, che nessuno avanza uno stipendio da me, e ho sfidato la città se trova qualcuno che gli devo dare uno stipendio.
eppure sono tutte piccole cose che le camicie nere hanno coinvolto tutta la città, e mi dispiace che i cittadini si sono fatti coinvolgere in questo. Io ho fatto una campagna elettorale non a proporre il mio programma, perché ho un programma ambizioso insieme agli amici. Qui si è parlato, se sbaglio la virgola, se sbaglio il punto, ognuno di noi in una cosa sola è più bravo di me, ha una dialettica particolare. Io non ci ho questa dialettica particolare, io ho una dialettica naturale. Io so parlare con la gente, voglio comunicare con tutta la città, voglio parlare con le intelligenze che sono state abbandonate. Le intelligenze sono la cosa più importante, sono il tesoro della nostra città. I nostri assessori sono delle intelligenze professionali importanti, ma siamo alla ricerca di tante altre intelligenze. Queste camicie nere li hanno esiliati. Altro che cultura della città! Noi abbiamo una cappa nella città di Mazara del Vallo. Cittadini mazzaresi, svegliatevi! Vi dovete svegliare da questa cappa, la dobbiamo eliminare, deve di nuovo rifiorire il sole nella nostra città. Non dobbiamo fare altro che riportare il sorriso ai cittadini mazzaresi, ma solo cercando con la mia idea, quel pizzico di idea imprenditoriale che voglio mettere in campo nel nostro comune. Al comune di Mazara del Vallo non parla più nessuno, sono tutti preoccupati. In queste elezioni credo che siano stati tutti preoccupati e tutti tenuti sotto controllo. Per questo vi dico che ancora nella nostra città c'è il fascismo, e noi ci dobbiamo liberare da questo fascismo. Sono entrati con educazione, sono entrati per partiti diversi, chi da Forza Italia, chi da altri partiti di destra, ma alla fine da 5 anni che nella nostra città c'è il fascismo, e me ne sono accorto, ve lo ripeto, ci sono le camicie nere che mi hanno fatto preoccupare. Qualcuno, lo sapete cosa mi ha detto? Vito, stai attento, spera di vincere, perché questi saranno capaci di farti andare in galera. Vi dico cosa mi hanno detto, perché a quello che si dice nella città, c'è una città preoccupata e nessuno parla, nessuno che porta testimonianze. Io sono preoccupato di questo, signori miei. A me dispiace che ognuno di voi si disinteressa di quello che non è stato fatto nella città di Mazara del Vallo. Vedi che hanno chiuso tutto: uffici tributi, catasto, giudice di pace, e la Camera di Commercio, hanno chiuso tutti e nessuno ne parla e nessuno si interessa. Io so che è partito un video particolare che parla di cose concrete. Di Torrente non si parla di niente, ma se per puro caso quel video si fosse riferito a Pino Torrente, io per adesso sarei in galera. Invece quel video è passato inosservato. Invece come cammina Pino Torrente con le gambe larghe lo sa tutta la città. Lo sapete che cosa mi è successo? Nella mia struttura c'è stata una signora che ha espresso la voglia e la volontà di andare a votare. Non abbiamo fatto altro che con il pulmino, che ha tutti i requisiti per portare una persona che aveva una gamba amputata, che mi vuole bene e mi ha detto: Vito, voglio esprimere e ti voglio votare. L'abbiamo portata a votare, ma ha votato lei. Non hanno fatto altro che fargli le foto e ci hanno pensato di ridicolizzare noi, perché quella che aveva il diritto al voto per loro non doveva andare a votare. Abbiamo fatto un servizio e siamo stati criticati dalle camicie nere. Questa, io oggi vi do due appelli alla città. Non partiremo solo dalla marineria, cercheremo di dare il nostro contributo, perché vi dico che non ci sono politici più forti oggi del candidato sindaco Vito Torrente. Lo sapete perché non ci sono politici? Perché sono molto determinato, ho le idee chiare, so perfettamente come difendere la città, perché è una città che ha dignità, ma che qualcuno vuole levare e vuole eliminare. Abbiamo quel pizzico di orgoglio, ce l'ho io, ce l'ha la mia amministrazione,
e voglio difendere l'orgoglio della città e delle nostre famiglie, che qualcuno si sta vendendo, se li sta vendendo. Signori miei, quello che è successo, io sono arrabbiato. E questa conferenza stampa, lo sapete perché cosa l'avevo fatta? L'avevo fatta per dimettermi, per tutti i veleni che le camicie bianche, le camicie nere hanno messo nella città. Invece oggi, parlando con la mia famiglia, dico: Vito, tu devi uscire più forte per quello che sei come carattere, come sei come uomo, con la tua determinazione. Io sono qui per tutti, dico, la volevo fare per tutti i veleni e per tutti tutto quello che è successo in questa campagna elettorale. Io ringrazio i cittadini mazzaresi per il grande consenso che ha dato a Vito Torrente con le 9.500 voti, non 4.500. Loro, le camicie nere, si devono preoccupare di noi. Io sono più rafforzato questa sera e sono pronto a fare questa settimana, cercando di girare le famiglie, cercando di andare all'interno delle case per portare i contenuti del nostro programma, per far capire alla città quello che vogliamo fare e come ci vogliamo rialzare. Oggi siamo tutti inchinati. Io dico a tutti voi: alzate la testa, camminate col petto in fuori come i militari, orgogliosi di essere mazzaresi, e cerchiamo di vincere queste elezioni e mandare a casa queste camicie nere. Grazie a tutti voi. Allora, mi corre l'obbligo di ringraziare, caro sindaco, altri colleghi che hanno raggiunto chi era stato presente fin dall'inizio: Alessandro Accardo Palombo del Quotidiano di Sicilia, Nino Asaro di Mazzara Online, TeleBS che sta in questo momento realizzando le riprese integrali di questa nostra conferenza stampa, ovviamente anche Pierino Giacolone con la post produzione che ci accompagna all'inizio di questa campagna elettorale, il giornale L'Opinione, il quindicinale della nostra città, Prima Pagina Mazzara e Televallo, che manderà in onda appunto questa conferenza stampa. Mi sembra che ci siano già delle domande pronte da parte dei colleghi, cedo volentieri a loro il microfono. Sì, buonasera a tutti. Alessandro Accardo Palombo del Quotidiano di Sicilia. Volevo prendere spunto un po' dai discorsi che sono stati fatti e parlare di emergenze ambientali nel territorio di Mazzara, perché si parla quasi sempre solo da Bertolino, ma in realtà la città è, in questi anni, è diventata una piena di discariche a cielo aperto di Eternit, dell'acqua ai nitrati praticamente non si parla quasi mai, è un tema che ogni tanto viene tirato fuori dalla stampa, ma da questo punto di vista si sono sentite poche proposte per risolvere il problema in modo concreto. E quindi volevo capire eventualmente anche qua che tipo di risorse pensate a livello economico di impiegare per risolvere questi due problemi. Un'altra domanda legata alle deleghe: se avete già all'interno pensato a come distribuire le deleghe in base alle singole competenze professionali o a livello di esperienza di vita. E in ultimo, volevo lanciare una piccola provocazione: se in questi giorni avete fatto un'analisi del voto e se sono emersi degli errori in questa prima fase della campagna elettorale, e se e come pensate di ovviare a questo errore, soprattutto in considerazione del fatto che ci sono circa 6.000, se non di più, elettori che al primo turno non si sono recati alle urne, e parecchie anche schede bianche e nulle, in considerazione del fatto che sarà una nuova competizione, si partirà da zero, forse a alcuni questa cosa non è chiara, e quindi cercare di convincere l'elettorato a andare comunque a votare al secondo turno. Grazie. In realtà sui nitrati è questa amministrazione che non ne ha parlato più in questi 5 anni. Noi in questa campagna elettorale l'abbiamo pure inserito nel nostro programma, e per eliminare in questa fase i nitrati non è che ci sia molto da fare, basta che mettiamo noi i pozzi in rete tutti per andare a miscelarla, per evitare che nella zona Trasmazzaro ci possa essere questo
l'innalzamento dei nitrati. Io già ho studiato il progetto per eliminare il problema dei nitrati. Voi dovete sapere che non credo il nostro sindaco, caro sindaco, oggi ha fatto una, oggi, neanche 6 mesi fa, ha fatto una convenzione noi con la ricchezza dell'acqua che abbiamo, e abbiamo tanti pozzi, perché io facevo l'assessore e so perfettamente la fonte di approvvigionamento di acqua che abbiamo, e siamo ricchi, ma ci sono zone che ce n'è di più e zone che ce n'è di meno. Noi non dobbiamo fare altro che centralizzare il tutto e riportare e equilibrare dove c'è meno, rimettere un pochettino. Io, questo è un lavoro che non ha fatto nessuno, perché sono tutti disinteressati. È un impegno che abbiamo, che lo faremo da subito, perché è un intervento da poco, non è un intervento di grandi risorse, di grandi risorse economiche. Per noi sarà questa una grande barzelletta, per come so amministrare io, parlando dei nitrati. Però dico che lui ha fatto una convenzione di 2 milioni di euro per portare tanta acqua nella nostra città e per aumentare le tasse, perché a noi non serve quest'acqua dove lui ha fatto questa convenzione. Noi già abbiamo i nostri pozzi e ci bastano. Quei 2 milioni di convenzione che ha fatto lui neanche 6 mesi, 8 mesi fa, sicuramente non farà altro che incidere sul bilancio e aumentare ancora di più le tasse ai nostri cittadini. Questo è quello che ha fatto. Sull'Eternit noi abbiamo parlato di una bonifica del territorio. Siccome in questo momento grava sui cittadini mazzaresi, non grava sull'amministrazione, perché nessuno si è interessato a fare un progetto di bonifica coinvolgendo la regione e senza nessuno che ha cercato di attingere a quei fondi della Comunità Europea. Noi vogliamo fare un progetto cercando di coinvolgere la regione per attingere a quei finanziamenti della Comunità Europea, per andare a bonificare. La prima cosa che dobbiamo fare, respirare un'aria pulita. Nessuno parla della nostra area, che noi la vogliamo misurare la nostra area, perché ci sono zone della città che hanno bisogno di capire com'è l'aria che respiriamo. Noi anche queste analisi dobbiamo fare per evitare l'incidenza di malattie dei nostri bambini. Questa è un'attenzione particolare che sarà nel nostro programma e dell'amministrazione comunale, dell'amministrazione Torrente, scusate, sulle deleghe. È un'attenzione. Io poco fa ho detto che sono un bravissimo amministratore, però non sono un accentratore. Io sono uno che mi piace la squadra e voglio in libertà che ognuno domani esprime la volontà di dove mettersi e dove può dare di più e dove può dare di meno. Ad oggi non abbiamo discusso delle deleghe perché non la ritengo importante. La cosa più importante che io ritengo è che loro abbiano quel pizzico di umiltà che ognuno di noi deve avere, ma quella grandissima determinazione, e si vogliono spendere dalla mattina alla sera per tutti i servizi che ha la città di Mazara del Vallo. Poi inizieremo a parlarne delle deleghe, tutto legato alla loro funzione, alla loro, sicuramente alla sanità ci penserà il dottore Giardina, ad altri settori lui si interesserà di tantissime cose. Lo voglio sfruttare perché è giovane, ha molte più energie di noi, perciò ti sfrutteremo tanto, come anche l'avvocato Ferro, che sono più giovani di noi. Noi ci metteremo quel pizzico di esperienza che serve ad un'amministrazione, e di esperienza ne abbiamo. Noi abbiamo esperienza amministrativa, ci sono tanti altri che parlano il politichese che i cittadini mazzaresi neanche comprendono. Invece è importante questa grandissima comunicazione che oggi il cittadino mazzarese deve apprendere, al di là se io metto l'accento sulla O sulla E, non è importante, è importante la capacità imprenditoriale che vogliamo mettere in campo sugli errori delle schede. Ma gli errori in generale, io ti posso dire, io ti posso fare una valutazione sul voto che è stato espresso dai cittadini mazzaresi, che io ringrazio, perché a me mi hanno premiato con 9.500 voti, e infatti ti dico che sono preoccupati. Loro hanno fatto passare un messaggio come se il preoccupato sono io. Io non sono preoccupato di questo,
sono preoccupato dei vigliacchi, io sono preoccupato soltanto dei vigliacchi, di questo soltanto sono preoccupato, che purtroppo in città i vigliacchi ci sono, questo mi preoccupa, non mi preoccupa la città. La città non mi preoccupa, perché vi dico una cosa, tutte le volte che Torrente si è candidato la città di Mazara del Vallo l'ha premiato per la mia capacità, per il mio modo di essere, per come parlo con la città e per come comunico con la città e per il contributo che ho dato negli anni alla mia città come imprenditore e come politico, perciò non sono preoccupato. Sono amareggiato per determinati comportamenti che io mai metterei in campo. Io voglio vincere con la mia pulizia, con la pulizia di tutti loro, ma con la pulizia di tutti i candidati. Io ho fatto delle grosse riunioni con i miei candidati dicendo: non prendete nessun impegno, e sono tutti testimoni, perché ci accusano di questo, perché in realtà io ho il ruolo che potrei farlo ma non l'ho fatto mai, invece qualcuno che amministra la cosa pubblica ancora lo fa, e gli dico di stare attento che abbiamo anche le delibere che sono state fatte a fine maggio, delle delibere dove hanno fatto le convenzioni, delle delibere dove che hanno dato contributi che in campagna elettorale non si fanno, si gioca ad armi pari in campagna elettorale. Hanno fatto un lungomare, l'hanno suddiviso in tre cottimi fiduciari, ai nostri artigiani hanno detto: artigiani, ascoltatemi, hanno detto che negli anni non si potevano dare i cottimi fiduciari perché dietro i cottimi fiduciari c'era il malaffare, a voi artigiani vi hanno preso come banditi. Invece loro in campagna elettorale hanno fatto tre cottimi fiduciari per fare l'asfalto nel lungomare e un altro cottimo fiduciario per fare il tappetino rosso ai bottegai di Corso Umberto. Vergogna! Hanno parlato dei nostri artigiani per 5 anni, li hanno fatti soffrire e oggi in campagna elettorale, tranquillo, non è più un malaffare, e hanno suddiviso in tre. Se l'assessore Torrente avesse fatto una cosa del genere, sicuramente, tranquillo, a Mazara ci sono le camicie nere, che l'unica, dico una cosa che hanno detto in questi giorni, a Torrente gli deve arrivare un avviso di carenzia. Cacchiglioni non l'arresta, scusate il siciliano, scusate, qualche giorno lo arrestano, no, qualche avviso di garanzia. Io non conosco un carabiniere, amici carabinieri ne ho tantissimi, ma io a casa mia non è mai venuto nessuno. Devono stare attenti quelli che amministrativamente sono stati condannati dalla Corte dei Conti e devono pagare 85.000 euro. Questi non sono bravi amministratori, perché se sono stati condannati qualche reato c'è, 85, non lo so se li hanno pagati o meno, ma il reato l'hanno fatto. Io da amministratore l'ho fatto 4 anni e opere ne ho fatto nella città di Mazara del Vallo, a me non mi ha condannato mai nessuno, a Vito Torrente ad oggi non l'ha condannato mai nessuno. È bello che la città lo sappia, e lo sto dicendo con forza, con grande determinazione. Quello che metteremo in campo in questa campagna elettorale è da sindaco della città di Mazara del Vallo. Porteremo tutti insieme quell'orgoglio che ci contraddistingue a noi mazzaresi. Gente magnifica.
che niente insieme.